staremo lontani dalle nostre famiglie, però per star vicini ai cittadini che ne hanno bisogno. Nel momento in cui verrà chiesto il nostro intervento, noi ci saremo. Sarà un Natale in prima linea per le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale impegnate anche nelle giornate di festa nell'assistenza domiciliare delle persone contagiate da Covid-19. Sarà un Natale come per tutti gli italiani, un Natale diverso, un Natale in cui forse prevarranno veramente, sentiremo ancora di più la necessità di una vicinanza che ora ci manca con i nostri cari. Però diciamo è una sfida comune e accettiamo anche questo. Le USCA infatti ormai da mesi lavorano ininterrottamente andando direttamente nelle case dei pazienti Covid. Sono 5 USCA, quindi 5 medici e 5 infermieri che si suddividono il compito sia di uscire ed andare ad effettuare le visite cliniche a livello domiciliare delle RSA, delle cure intermedie e delle squadre, due squadre che restano all'interno del distretto e si coordinano sia con le chiamate che ci arrivano, sia per quanto riguarda il monitoraggio e la programmazione dei tamponi e delle guarigioni. Quanto è importante il vostro lavoro al domicilio? Beh, diciamo che nel domicilio c'è la fase forse un po' più importante perché va, diciamo, a valutare i pazienti un pochino più critici. Sono quei pazienti o che diciamo di nuova diagnosi che vanno valutati come prima valutazione, oppure pazienti che avendo un quadro clinico un pochino più grave vanno valutati di persona. Ovviamente medici ed infermieri continueranno ad operare anche in questo periodo di festività. Quindi il servizio sarà continuativo e chiaramente arriveremo a gennaio, vedremo quello che l'effetto di queste riaperture ci porterà, noi siamo pronti ad affrontare chiaramente anche un'eventuale recrudescenza della situazione, non abbassiamo la guardia.